È una forza titanica, questa della vita, che esce dal luogo dei misteri infiniti e mette piede nel mondo, o almeno così mi sento, indistruttibile e infinita, fino a che non mi mettono Alessandro tra le braccia, e allora tutto ciò che sta attorno a me diventa lui, ossia fragile, delicato e indispensabile. La sua bocca è così piccola e quelle mani, quelle dita sembrano i petali di un fiore appena sbocciato. Pochi istanti dopo sento che quel nostro bimbo è forte come un leone. Siamo i più forti noi, vero Ale? Siamo i più forti del mondo. Bovo gli parlava così, baciandogli le mani, i piedi, la pancia, e lui rideva, rideva. La nostra vita da genitore si rivela subito da una vita normale. Sembriamo una famiglia che è sempre stata famiglia, prima ancora di iniziare a esistere. Ale ha un sorriso forte e gioioso, nessuna traccia di tristezza nei suoi occhi, mai. Un giorno, pochi mesi dopo che Bovo se n'è andato, Ale ha scritto un dialogo tra lui e Bovo. Ciao papà, come stai? Ale, molto bene. Vorrei sapere com'eri da piccolo e come sei cresciuto. Da piccolo ero uguale a te. Alto, bello, magro, coi capelli color marrone. Perché tifi Inter? Meglio la Roma? No, meglio l'Inter. Perché sei andato via? Perché sono andata a giocare insieme agli angeli. Quanto durerà la partita? Durerà fino all'eternità. Questa partita è infinita. C'è una cosa che voglio dirti. Quando faccio i compiti insieme a mamma, lei si arrabbia un po', come quando si arrabbiavi tu. Anzi, tu ti arrabbiavi di meno. Ma mamma si arrabbia quando non li fai bene. Vero. Sai, la mamma sta faticando molto perché deve sostenere tutti noi e pure Andrea ora. Mamma si sveglia notte fonda perché deve dare da mangiare ad Andrea ed è dura sostenere noi che siamo in cinque. C'è bisogno di una mano da te e da tutta la famiglia. Io l'aiuterò sempre, perché le voglio tanto tanto bene. Papà, ti volevo chiedere come sei diventato un giocatore così bravo. Perché ho giocato in tantissime squadre forti, come Ravenna, Piacenza, Modena. La più importante però, Ale, è l'Italia. Sai papà, io sto giocando a calcio in una squadra nuova, a Roma. Sto segnando in ogni partita un gol. Ho la maglia con il numero 16, come la tua. Quando faccio gol, batto una mano sul cuore e alzo il dito al cielo, perché in quel momento lo dedico a te. Grazie Ale, ti voglio tanto bene. Grazie papi, anch'io. Andiamo a dormire? Sì, andiamo. Mi piace abbracciarti forte forte prima di dormire. Ciao papi. A volte faccio colazione vicino al tuo maglione, e questo a me mi piace, e questo a me mi piace tanto. A volte scrivo il mio nome con il tuo cognome. Segreto che vorrei non deluderti mai, parlarti anche se non ci sei. Vorrei, forse solo vorrei picchiarti, i baci io vorrei. Se stanotte sto aspettando che pace, con il cuscino tuo di fianco che mangi. A volte parlo qui da sola, vicino al tuo maglione. Lo sfioro con il viso, l'odore di caffè. A volte stringerti così mi fa dormire bene. Non ridere perché è un segreto che vorrei non deluderti mai.
stanotte sto aspettando. Che male c'è? E se stanotte sto aspettando, dove c'è?